L'associazione Angelo Affinita da anni sostiene tanti progetti, tra cui proprio quello del Centro Territoriale Mammut. Sì, e infatti proprio grazie alla fondazione e ad altre fondazioni come la Tavola Valdese che il Centro Territoriale Mammut è riuscito a superare uno dei periodi più critici del sociale in Italia, direi, riuscendo a innovarsi anche in accordo con quelle che erano le sollecitazioni, gli stimoli, insomma, provenuti dalla Fondazione. Abbiamo in questi 3 anni, grazie alla fiducia e alla costanza del finanziamento della Fondazione, rinnovato anche proprio il nostro modo di essere sul territorio. Oggi, grazie alla Fondazione, sono nati dei nuovi progetti, come il Mammut Bus, che è arrivato al 3° anno di vita, formando un camper mobile che riesce a portare quella che è la metodologia raggiunta in questi 8 anni di lavoro a Scampia, in un territorio come Scampia, portarle in molte altre parti d'Italia. Prodotti come questi, che sono dei prodotti di ricerca, il libro che è come far passare un mammut attraverso una porta, o il barrito, sono quello che il Centro Territoriale Mammut ha fatto sempre in questi anni, cioè oltre a lavorare con bambini, ragazzi delle marginalità urbane come Scampia e altre periferie italiane, produrre cultura, fare astrazione, fare in modo che quello che sono le conquiste in un territorio come Scampia diventino conquiste per tutta la città, per le altre regioni italiane, e infatti appunto scrivere, lavorare in questo modo è diventato oggi un qualcosa che ci riconoscono in molte altre regioni italiane. Il Mammut fa scuola nelle scuole oltre che nel centro di Scampia, lavoriamo con oltre 20 scuole e grazie al Mammut Bus e all'editoria riusciamo a portare quelle che sono le nostre conquiste in giro per l'Italia, e questo grazie al finanziamento continuo e continuativo della Fondazione.